Fabrizio Greggio, comico, showman, attore e conduttore televisivo, debutta come cabarettista nel 1978 in Rai, grazie a programmi come La Sberla e Tutto Compreso. Ma io, scusa, come posso portarmi quella roba lì? Hanno chiesto champignon de champignac, venga tu, me la montri fuori avec l'ognon, no quella roba lì? Negli anni Ottanta, insieme a Gianfranco D'Angelo, si afferma come conduttore televisivo di talento con il programma satirico Drive-In. E poi tra gli anni 80 e 90 tanto cinema con pellicole di successo come Yuppies, Vacanze di Natale, Selvaggi e tante altre. Ma la grande popolarità la si deve ad Antonio Ricci, che lo sceglie per condurre Striscia la Notizia, uno dei programmi più longevi della TV che conduce dal 1988, prima con Gianfranco D'Angelo, poi con il suo grande amico Enzino Iacchetti. Pippo, il più bel festival da quando, guarda, è stato bello. Il primo è stato bello. Era appena andato in pensione Pippo Baudo, sì, sì. È vero o no? Sì. Ha vinto Garibaldi per l'edizione. It's not time to make a change. Ezio è sempre stato molto legato alla sua famiglia ed in particolare al papà Nereo, venuto a mancare nel 2018 all'età di 95 anni. Sempre molto riservato sul fronte della vita privata, Ezio è un papà affettuoso e legatissimo ai suoi due figli, Giacomo e Gabriele, così come è molto impegnato anche sul fronte della solidarietà. Per Ezio il grande amore resta comunque il cinema. E dal 2001 dirige con successo il Festival della Comédie di Monte Carlo, dove ospita ogni anno tanti attori e registi di fama internazionale. È lui o non è lui? Che meraviglia, grazie. Tutta la tua vita. Amore, tutta la tua. Emozionante di vedere, sì. No? Ti passa davanti tutta una serie di cose e quindi sono felice di aver visto nella clip Gianfranco D'Angelo, che ho sempre nel cuore e non c'è più. Di aver visto Antonio Ricci, che mi ha dato il via che in questa carriera. Salutiamo grande Antonio, che lo salutiamo con affetto. 36 anni di Striscia la Notizia, non so se mi spiego, sono tanti veramente. Ma torni? Ma certo, quando Antonio ci chiama, io e Enzo siamo già pronti, noi abbiamo le valigie, lui telefona, noi arriviamo, siamo sempre pronti a disposizione. Vi divertite sempre, sì, ancora dopo tanti ma come anni. Si fa a non divertirsi, insomma, è una trasmissione talmente straordinaria. Poi Antonio lo sai, è uno precisissimo, c'ha una squadra di autori meravigliosa. È vero. E quindi Striscia è sempre diversa, no? da una volta all'altra. Ma non parliamo di Striscia, che su un'altra rete, su Canale 5, va in onda alle 20:35. Per carità, non vorrei.